Shortly before the dawn of Saturday morning, John Fitzgerald Kennedy comes home to the White House. He had been the nation's 35th president for a period of 2 years and 10 months. Sono Oliver Stone e questa è Dealey Plaza, il luogo in cui John Kennedy fu assassinato il 22 novembre 1963. Nel 1991 feci un film intitolato JFK, un caso ancora aperto. Il film esaminò i misteri che avvolgono questo luogo e quel giorno. Cercammo anche di capire perché il presidente Kennedy fosse stato ucciso. Alla fine del film avvisammo gli spettatori che dopo quasi 30 anni dall'assassinio venivano ancora tenuti segreti decine di migliaia di documenti riguardanti il delitto Kennedy e la sua politica. JFK, un caso ancora aperto, creò scalpore nei media per un anno intero. Alcuni lo elogiarono, altri lo attaccarono. Ma alla fine di quella polemica senza precedenti fu creata una nuova agenzia governativa, la Assassination Records Review Board. L'agenzia cominciò a desecretare questa immensa quantità di materiali. Eppure il pubblico non fu informato di che cosa comportasse un nuovo rapporto su chi era Kennedy davvero e sulle circostanze del suo assassinio. Se ci seguirete, verrete a sapere per la prima volta che cosa c'era scritto in molti dei documenti più importanti. È una cosa che dobbiamo fare e dobbiamo continuare a farlo perché la democrazia e l'assenza di paura cessano di esistere quando la fiducia tra il popolo e il governo viene meno.